Cos'è? Beh, eh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Uh, promettimi di non ridere. Ed è normale, sai, che io ti troverò. Ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani. Mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. Pimpato come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia clima, arriverà ma va, 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 va. Ma va, 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 va. Terribile. Lo prendo come un complimento. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati su Weza Twitch dopo una pausa credo di due settimane tra una cosa e l'altra. Oggi è l'8 agosto 2024. Voglio ringraziarvi per il vostro supporto perché numerosi siete riapparsi in questi lidi. Grazie a Fe022222, Wanza, Craft delle Nevi, Vinrock, Mapar, Yeludm, Mishavos Strapattone, Matteo Maltarolo o Maltarolo, Marco Prem, Loppide. Grazie, grazie mille ragazzi, ma anche grazie a Sdianu. Bianco come una mozzarella Però prima o poi potrei andare a regolare la webcam della Elgato, vedere di avere un colore normale. Grazie anche Dosio Mancobelli. <ride> fa caldo. Sì, sì, fa caldo. Tra l'altro, ieri ehm, ha, piovuto. ha piovuto forte qui a Bologna. E nel momento in cui pioveva forte, io ero fuori di casa. Quindi, due cose rare <ride> si sono verificate contemporaneamente. <ride> Un gioco che si ispira ai Karuga. Ma pensa, Figo. e non dico che per una mezz'oretta ho avuto freddo, ma ho avuto fresco ieri sera. Ci tengo, ci tengo a dirlo come se, se ripeterlo. Lo, lo, lo facesse accadere di nuovo. Ho recuperato Welcome to the NHK. Ah. Ah, prego, prego, prego. Foglia. Grazie mille. Eh, cioè, grazie per averlo recuperato. Eh, grazie per il Prime. Forse l'hai recuperato in italiano, ma vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. E bene, bene, ragazzuoli. Abbiamo, mh, in realtà tante cose di cui, di cui parlare. Sicuramente abbiamo Umberto Eco. Tanto per portare una novità qui in live. Ah, ho letto, ho letto, ho letto. Grazie, Scod, e grazie, Goyard. Um, in inglese, in inglese. Ehm... oh bella scoda tra l'altro finalmente qualcuno che lo apprezza ultimamente il trend era diverso ehm... e quindi sì ho visto cosa è successo in Austria con i due concerti annullati della, della nostra amica Taylor E eh, a rischio, rischio attentato infatti bruttissima gag ehm... sto seguendo anche abbastanza distrattamente grazie Matteo le Olimpiadi grazie Fede grazie anche a te dove atleti estremamente bravi stanno ottenendo risultati di grande prestigio. Umberto Eco, dicevamo, club del libro. Club del libro è un club del libro molto particolare, oggi mettiamo a schermo, è eh, un attimo, nel senso che se posso dire in terza persona il nome di questo canale, è un UESA Twitch che ops spoiler è un Wesa Twitch che fa Wesa Twitch. Allora, ho letto, riletto in realtà le sei passeggiate nei boschi narrativi che sono queste qua. <ride> Beh, insomma, su Wesa Channel di roba ne è uscita, eh. su Wesa Channel di roba ne è uscita, però mi fa piacere che eh, siate, siate affezionati di questo, a questo canale, perché questo canale, come sapete, è il cuore pulsante di tutta la mia produzione. Allora ho letto Le sei passeggiate, riletto. Le sei passeggiate dei boschi narrativi, ovvero sia Wesa eh, Twitch, il canovaccio, Wesa Twitch, il gobbo, quello che sta scritto sul gobbo di Wesa Twitch quando parliamo bene o male di... Eh, Opere d'arte dai videogiochi ai film, alla letteratura, eccetera. È, è, è particolare leggere questo libro perché è, un, è una. Non è neanche una conferma. È un rimestare in, in un testo che, assieme ad altri, soprattutto Lector in Fabula, che è infinitamente più importante di questo, e a cui questo rimanda ininterrottamente. Eh, un testo che assieme ad altri mi ha formato. E, devo dire che devo dire che. Eh, è particolare, è particolare ehm, leggere Eco, ma anche questo discorso ve l'ho già fatto, è particolare leggere Eco oggi, a distanza di tanti anni dall'epoca in cui lo leggevo, perché mi fa un effetto molto diverso. Eh, nel senso che la prima, la prima considerazione che mi viene da fare è questa. Leggere un testo, questo è un testo del 94, sono conferenze tenute ad Harvard, credo nel 94 Harvard University Norton Lectures 92-93 il testo è del 94 92-93 il mondo era ancora integro ad Arcore le, le, le Arcore Lectures quanto ci starebbero? e chissà che, che non siano un inedito comunque sia um, Fa strano, fa molto strano leggere questo libro perché è come guardare un film, eh, avete presente quando vi, vi, vi ritrovate a vedere un film magari non eccezionale, un film qualunque degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, e, e il film magari non, non è il caso di questo libro che invece è pieno di Robina Bella, però immaginatevi un film che di per sé non vi dice granché. Però vi mettete a guardare, guarda come erano le macchine, guarda come erano le strade, guarda la segnaletica, guarda come erano i telefoni, guarda come erano i bar, guarda come erano i vestiti, mettete no? a guardare tutte quelle robe lì. E quindi anche un qualunque film di, di un'epoca passata, se non altro, quando è il caso, eh, mantiene la sua funzione di documentario involontario. quindi si può sempre trovare grazie Gino Pigiamino e Emanuele Cardinali. Si può sempre trovare una funzione di questo tipo, un uso, ovviamente direbbe il nostro, del testo. Ecco, leggere un libro come questo, in cui un grande letterato sbrodola un po' sulle sue grandi passioni letterarie, fa un po' impressione, fa un po' impressione perché erano proprio altri tempi. Erano tempi in cui un testo come questo aveva una sua ragion d'essere, aveva un suo pubblico, non immenso, certo, però comunque aveva un suo pubblico. Eh, una sua, mi viene proprio da dire una sua, esisteva una struttura che reggeva eh, conversazioni no? come, come queste, eh, queste lectures, queste conferenze. Esisteva un mondo in cui potevi scrivere sei passeggiate nei boschi narrativi e non c'era niente di strano. Ecco, que questa è la prima cosa da dire, secondo me. Eh, esisteva la critica letteraria autorizzata, ne abbiamo già parlato tante volte, esisteva... Un ambiente chiuso, elitario, non aperto a tutti, dove soltanto i grandi potevano parlare, ok? E baronale se volete, tutto qua, nel quale si parlava di temi uh, più o meno profondi, perché questo testo secondo me parte un po' masturbatorio nei primi saggi. Sono sei o cinque? Sei. I primi due o tre, soprattutto il due e il tre, sono un po' masturbatori. E gli ultimi, invece, sono molto più belli. Si, pare, si va dal masturbatore al, al più, più filosofico, al più interessante. Ma insomma, si poteva anche fare una cosa del genere, no? E, e l'ho trovato, trovato interessante, soprattutto per quello. Un'altra cosa interessante su Eco e il suo rapporto con Nerval, e quindi il libro Silvi, è che secondo me non ce la può fare. Lui per primo dice che aveva scritto un brutto saggio su Sylvie, lui che ne è il traduttore in italiano. Ehm, ammette, cosa che io ho sempre detto, che il saggio su Sylvie, a questo punto dopo per scontato essere quello che stava nell'edizione in Audi, che infatti non si trova più da una vita di Sylvie, non era secondo me un granché, ma non ce la può fare. Cioè Eco non riesce ad accettare il fatto. Che il lettore di secondo livello, come dice lui, di Sylvie, non è quello che prende Sylvie come un gioco della settimana enigmistica e si mette a fare tutta la cronologia degli eventi e la fabula separata dall'intreccio. E quindi questo lui racconta, ma questo lui rimanda e fa tutto il suo grafico del cavolo. mi e, e sembra come critico di, di quel testo specifico di Nerval inconcludente, nel senso che è innamorato di un testo meraviglioso, che è Sylvie, ovviamente. Sa benissimo di essere innamorato di un testo di prestigio, di un testo raffinato, di un testo per pochi, di un testo molto reputazionale, molto bello, eccetera, eccetera. Fa, fa comunque molto figo mm? essere un, un amante di Sylvie, ma non è riuscito, secondo me, mai, eh, grazie Enrico Chiolo, non è secondo me mai riuscito a rendere giustizia a quel libro. Forse c'è riuscito indirettamente con il pendolo di Foucault, che è molto debitore, ovviamente, di Sylvie, per suo, alcune sue tematiche e suggestioni. Però a eco un grande saggio su Sylvie non gli è mai uscito. E non gli è mai neanche riuscito una buona argomentazione. Questo testo, soprattutto all'inizio, queste sei passeggiate nei boschi narrativi, non sono sempre splendide argomentativamente. Io non me lo sono stato a segnare, ma sono un paio di passaggi di puro principio di autorità, un paio di è così perché sì. Non è che, non è che sia un eco sublime, eh? soprattutto, ripeto, all'inizio, comunque sia. Ehm... Um, non è riuscito a fondare una, una grande argomentazione su Sylvie non è riuscito a spiegare perché Sylvie è bello e alla fine a suo malgrado ha fatto il Roland Barthes, non si fa per dire nel senso che, che Sylvie è bello perché è bello gli è piaciuto tanto, l'ha emozionato tanto ed è bello perché è bello e alla fine anche, eh, grazie Steve anche Eco su una su delle sue opere preferite finirà per costruire un testo che è un altro testo estetico che è la sua critica di Sylvie che cerca in realtà semplicemente di restituire con altre parole o con le parole stesse del testo di Nerval quelle stesse suggestioni. E quindi si può dire che Eco non, non soddisfi da un punto di vista critico come forzatore dell'interpretazione enigmistica del testo di Nerval e alla fine della fiera ha un'ossessione, un'ossessione letteraria. Per cui lui ha parlato tante volte no, della sua ossessione per Borges e per Joyce, ma l'ossessione per Nervale è molto molto forte. Evidentemente, era anche un'ossessione per Proust, di, se ne parla anche qui, ovviamente. Si parla anche di Edgar Allan Poe, si parla di un sacco di autori, ovviamente. E, e alla fine di questa sua ossessione rimane l'Eco. Ah, ah, ho fatto proprio la battuta che lui amava tantissimo. Per il resto, comunque, ci sono dei passaggi molto molto belli. Più il discorso, a mio modo di vedere, più Eco passa da. Uh, critico letterario. Uh, ecco mi piace come metacritico letterario. Infatti, preferisco il, il libro sulla letteratura alle sei passeggiate. Se devo dire la verità complessivamente. Più eco è meta letterario, più mi piace. Quando inizia ad, ad entrare nelle singole opere, boh non lo so, pro e contro, secondo me. Um, in, sì, la Camera è chiara, molto bello. E Ketsuo, grazie del Prime. Um, molto bello se ne potrebbe parlare, bello con, con riserve, ma insomma. Um, nella seconda parte delle sei passeggiate, diciamo nelle ultime tre passeggiate, diventa più filosofico, ci si inizia a interrogare sulla verità, la verità finzionale, il patto narrativo, la sospensione delle incredulità, come facciamo, come e perché crediamo. A una dichiarata finzione, che è un romanzo, come e perché rischiamo di credere alle cose false nel mondo di tutti i giorni, perché in realtà la nostra sospensione dell'incredulità non è così diversa anche per credere che siamo stati sulla Luna, perché non verifichiamo mai, tutti i discorsi che per questo dicevo qui li abbiamo fatti migliaia di volte e di cui ovviamente sono debitore del buon Umberto Eco. E ci sono dei passaggi veramente, veramente bellissimi. In particolare c'è un punto. Che è nel quinto saggio: insomma, lui parla parla anche dei promessi sposi, parla di Dumas, eh, parla di un sacco di testi, ovviamente. E fa anche alcuni riferimenti al suo pendolo di Foucault che mi hanno fatto piacere. Ma insomma, a un certo punto, grazie, Disde. Eh, a un certo punto Eco si domanda. Eh, come, facciamo, com come funziona la sospensione dell'incredulità rispetto a un testo narrativo e fa l'esempio dei tre moschettieri no? e dice nei tre moschettieri ambientato nel 1600 scritto nel 1008 ambientato nel 1600 o nel 1700 sentito una cosa del genere mi sembra nel 1006, sì. Ehm, che cosa succede? succede che Dumas Uh, a un certo punto descrive la passeggiata notturna di D'Artagnan per le vie del centro di Parigi. Okay? Per cui ci sono l'elenco di una serie di nomi di strada Questi nomi di strada ovviamente, non sono più gli stessi di una volta. Ma uno storico attento li può andare a recuperare e scoprire così. Se vuole, se fa... anche se Parigi poi non è rimasta, ovviamente, urbanisticamente la stessa, però più o meno si può fare la camminata di quella notte di D'Artagnan. Esatto. Grazie. E quindi è una cosa così interessante, già un po' feticcio. Ma ecco, poi fa molta anche autoronia sulla sua voglia di andare un po' a, a fare questi giochi enigmistici. È talmente. Un appassionato della settimana enigmistica, ecco che tende un po' a vedere esercizi di settimana enigmistica dove secondo me non sono poi così necessari, e tende un po' ad autoconfermarsi con il nome della rosa, nel senso a fare poi quello che è un mega gioco enigmistico. Comunque sia, se tu fai la ricostruzione della, della camminata, grazie a Empedocle, se tu ti metti a fare la ricostruzione della camminata di quella sera di D'Artagnan, che passa tra le case di Atto, Sporto, Aramis. Perché è lì che è fantastica la sua, la sua innamorata, che cosa succede? Succede che Aramis è dato come residente in via. Adesso ve lo dico, ma tanto per. in via Servandoni. Lo dico all'italiana, sicuramente lui l'avrà inteso come Servandoni, però Servandoni è un architetto italiano. Il problema è che questo architetto italiano è del 1800, quindi di 200 anni dopo l'ambientazione dei eh, Tre Moschettieri. Quindi che cosa succede? Succede che c'è un, un errore. Eh, Dumas si è sbagliato, grazie Matteo, grazie del Prime. Non è possibile che Aramis stia in via Servandoni o Servandoni. E quindi cosa succede? Um, la nostra sospensione dell'incredulità crolla non esistono scuse. Non poteva essere il padre. Notare che qui Eco non fa l'ipotesi di un mondo che oggi invece abituati molto no, a questo espediente pessimo letterario. No? Dei, dei mondi paralleli e delle, degli infiniti mondi letterari. Non, non, non fa l'ipotesi: è un mondo in cui Servandoni potrebbe essere vissuto 200 anni prima, facciamo finta. Ehm, cosa succede alla mia sospensione dell'incredulità? Chi è che sbaglia? Sta sbagliando l'autore empirico, l'autore modello? Uh, quindi il Duma empirico che si sembra entrare nella narrazione, mette a disagio se uno se ne accorge, non posso più collocare Ramis, allora dove dormiva Ramis? Poi scopro che in realtà D'Artagnan sbaglia anche il nome di un'altra strada, e quindi è un casino, eccetera. eccetera. Tutta una roba abbastanza eh, convoluta. No? Esatto, esatto, eh, Caplimone esattamente, ma poi eccoli ha corretto, infatti poi è uscita la versione poco prima che schiattasse, eh, con tutti gli errori veri corretti. Poi ci sono anche gli errori voluti, come la citazione a Wittgenstein da parte di Guglielmo da Baskerville, che è un anacronismo fatto apposta, ovviamente, per fare ironia. Um... In tutto questo, ecco che cosa dice, dobbiamo analizzare quello che è il patto narrativo, e questi sono discorsi veramente importanti, al di là dei tre moschettieri, ovviamente si, si applica a qualunque opera uno voglia analizzare, dobbiamo uh, analizzare la natura del patto narrativo e per capire la natura di questo patto narrativo dobbiamo, dobbiamo domandarci e cercare di convenire no? a, un, a, una, a una convenzione, no? a un, un patto appunto su chi sia il target quale sia il target dei tre moschettieri in altre parole è importante per capire, godere, fruire dei tre moschettieri sapere sto cazzo di Servandoni che non lo sapeva neanche lui quando cazzo è nato, quando cazzo è morto non lo sa nessuno, non gliene frega una fava nessuno non succede niente Ok, questo è il, è il succo del discorso di eco. quindi l'errore in realtà non inficia niente ma e qui c'è un momento di prime eco mi è piaciuto da morire veramente bello Dice. Eh, eh, D'Artagnan può sicuramente attra attraversare via Servandoni E sti cazzi è un errore. Non lo sapeva Dumano, lo sa quasi nessuno di noi. E anche chi di noi lo sapesse, e avesse un momento in cui si ritrova sbattuto fuori dalla sospensione dell'incredulità, che è questa stronza. Deve capire che la sua è una pretesa, fuori luogo, fuori da quello che è il patto narrativo di un'opera come super popolare, come tre moschettieri. Okay? Ma dice Eco, cosa succederebbe? Se D'Artagnan attraversasse via Bonaparte, che ovviamente sarebbe un altro errore anacronistico, sare il, il, il patto narrativo verrebbe a crollare. Eh, potrebbe a questo punto, grazie lo Zen al Tiro del Porco, a questo punto potrebbe trattarsi di un romanzo distopico, potrebbe trattarsi di una forma di fantascienza, potrebbe tutto l'universo dei tre moschettieri, siccome D'Artagnan non può attraversare via Bonaparte, perché ancora non si è dato nessun Napoleone Bonaparte. Crollerebbe su se stesso, ma non è successo con Servandoni, perché è diversa ovviamente l'importanza della figura, quindi esiste un errore irrilevante per quello che è il patto narrativo, sarebbe diverso se il patto narrativo fosse di un'opera molto più raffinata, come potevano essere i peperoni del nome della rosa, che sono da aggiustare, perché è un testo più raffinato, ok? In un testo più rozzo, almeno per queste cose, non ha nessuna importanza Servandoni, ma Napoleone, anche il target dei tre moschettieri, sa. Che viene dopo e che d'Artagnan non può attraversare via eh, Bonaparte, e quindi un errore apparentemente simile, un anacronismo, non potrebbe permetterselo. Non ci sono anacronismi di questo tipo, e in quel caso distruggerebbero completamente l'opera. Quindi sì, eh, il protagonista attraversa una via che non può esistere, ma lui usa questo esempio per mostrarti. Come il world building di fatto, perché lui ne parla abbastanza esplicitamente di world building, eh, sia in realtà eh, al servizio di quello che è il patto narrativo fra l'autore e il lettore. Solito esempio che vi faccio sempre, che secondo me Aiko sarebbe piaciuto se l'avesse conosciuto, quello di Berserk è proprio dell'evoluzione del, del testo di Berserk. Poi, dopo, l'ultimo capitolo comunque interessantissimo è sui protocolli dei savi anziani di Sion: quindi quando la, la finzione passa nel reale, quando si, si interpreta il reale come se fosse finzione, le analogie. Fra le interpretazioni del, del finzionale e del reale, che sono tutti discorsi estremamente interessanti. Queste, queste parti qua sono molto, molto più fighe. Um, le parti prima mi sono interessate un pochino meno. C'è la parte sull'indugiare, che non è male, um, sì, ok, per carità. cioè sempre eco, comunque si legge sempre alla grande. Ma davvero, Silvi non, non mi ha mai convinto, c'è poco da fare, e, e quindi. Attraversare una via, eh, ma dipende lì dal contesto, chiaramente gli stiamo parlando di, di una camminata notturna, eccetera, eccetera. Sì, 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 sì. È, so, è solo una questione di eh, che, co, che cos'è in gioco fra il lettore e l'autore. Eh, poi lo stesso Eco parla del fanatismo per l'autore empirico, parla del suo stesso fanatismo per l'autore empirico, confessando di essere un feticista di Joyce, di quello che è andato ovviamente a Dublino a cercare i posti dell'Ulisse, a cercare dove cazzo abitava, eccetera. eccetera. Ma è il primo a dire che queste cose non hanno niente a che vedere con l'interpretazione e la fruizione dell'opera. E, e niente. Insomma, il, so, il solito eco su questi temi. Il testo più importante è sicuramente Lector in fabula, a cui, come dicevo, questo testo rimanda tante volte. E poi beh, è citato abbastanza spesso anche i limiti dell'interpretazione. Sicuramente anche sulla letteratura. A me sulla letteratura piace molto perché lì Eco parla proprio di, di Joyce e di uh, Borges e. C'è il, il famoso discorso no, sull'analogia uh, sull e differenza fra questi due autori per cui entrambi magari sono dei creatori di grandi paradossi o di uh, idee, idee letterarie e metalletterarie allucinanti, solo che uno le scrive in due paginette e l'altro le, le mette insieme davvero. Vedi il Finnegan's Wake, il lettore ideale afflitto da un'insonia ideale di cui ovviamente Eco uh, parla, uh, parla anche qui. Non, non, mi riferivo al testo che è a schermo, un commentatore che non legge. E, e quindi tu, tutto qui. Um, il discorso di Joyce, vabbè, uff, sì, non, non, non aggiunge tanto su Joyce, non mi sembra che dica tanto. Parla di Proust, um, vabbè, vi dico, è una, è una bella lettura, un bel libro, sulla, la parte finale. Ma soprattutto cioè, per, per noi, mi permetto di dire noi, la vera ciccia di questo libro l'abbiamo detta talmente tante volte, però, qui è comunque detta molto meglio eh? Eh, negli tre, nelle ultime tre lezioni. Quindi valido, valido e interessante. Mm. Per la prossima volta. Sì, praticamente sì, Poetto, esattamente. Per la prossima volta questo libro, Martin Amis. L'invasione degli Space Invaders. Come vedete, leggete questo libro e imparate dell'incredibile Odissea di Amis nelle sale giochi di tutto il mondo. Perché questo libro? Per i motivi che vi ho detto e per cui esiste questo club del libro, cioè che ce l'ho già in casa e quindi così me lo leggo, e perché Martin Amis è, a sentire la soncini, il più bravo di tutti. Il più bravo di tutti. E quindi questo autore britannico, tra, gli, tra i 70 e gli 80, immagino, forse più all'inizio degli anni 80 da quello che ho visto, si muove con tantissime illustrazioni. Eh? questo in realtà è letteralmente un libro di storia dei videogiochi vista da un grande autore letterario, eh, Credo, grande autore, dando credito alla Soncini, insomma, eh, che dovrebbe essere un'acutissima e tagliente penna sulla nostra società e le sue contraddizioni credo, qualcosa di simile probabilmente. E, e quindi niente, il mondo delle sale giochi, come è arrivato a cambiare la, la cultura e la vita umana. Ricordiamoci sempre che il mondo delle sale giochi è in qualche modo anche presente nel pendolo di Foucault proprio, perché eh, c'era la famosissima parte, grazie a The, The Richard Tech, la famosissima parte dedicata al flipper, al flipper e al corpo femminile più adatto di quello maschile. per dare i colpi d'anca decisivi a un passo dal tilt alla macchinetta e alla sua pallina un eco erotico ovviamente e bene quindi questo libro io lo leggerò e leggetelo anche voi se vi va per la prossima settimana è già nel weza shop nella categoria club del libro di weza twitch e quindi beh, direi che non so, non so cosa aspettarmi il più bravo di tutti Steven Spielberg che lo, lo commenta non so veramente che cosa aspettarmi da questo libro lo scopriremo bene, bene. Tempio Shaolin, ma più che altro c'era questo articolo che è qui che ci aspetta da un po' forse un articolo destinato in qualche modo a farci cascare dal pero la scienza cinese è quello della zona di interesse e Martin Amis ma veramente? Cioè, Soncini ci ha preso? La scienza cinese ha sopravanzato quella occidentale? Che cosa sta succedendo? Il perno, questo secondo il mulino, ho zoomato ma non è che. Il perno della ricerca scientifica mondiale si sta spostando a Oriente, dove la Cina, già a partire dal sistema universitario, cavalca innovazioni e imprese tecnologiche. Ovviamente per quelli che sono eh no, i nostri stereotipi, ma come questi copiano? Ma come innovazioni? Non sono incapaci di innovare a differenza di noi occidentali, non hanno questo limite intrinseco. Vediamo che cazzo dice questo articolo: non ne ho la più pallida di Gianfranco Pacchioni, che non so chi sia ci regala una lettura e quindi noi ce la facciamo. <coughs> Sentite, mi voglio togliere la curiosità. Che professore ordinario di chimica dei materiali all'Università di Milano Bicocca. Si occupa principalmente di teoria quantistica della materia. Per le sue ricerche ha avuto numerosi premi internazionali, fra cui l'Humboldt Award e la medaglia Pascal della European Academy of Sciences. Ah, Adesso ridete meno. <ride> Con il Mulino ha pubblicato Scienza Quavadis, L'Ultimo Sapiens e Viva la CO2. È socio dell'Accademia Nazionale dei lincei e dell'Associazione di Cultura e Politica Il Mulino. Fa ridere Pacchioni. Eh, non so, cosa, non so cosa, vuol dire. cosa vuol dire Pacchioni. Cosa vuol dire Pacchioni in siciliano? È tipo Busoni in, in Bolognese. Non, non so cosa vuol dire. Ah, A vuol dire figa. <ride> al, al, al singolare. Pacchioni, al, a Pacchio, ok, 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 e vabbè ci sta. <ride> Bene, sono stato, ci dice il nostro eh, pacchioni, eh, sono stato molte volte in Cina, ma era da prima del Covid che non mi recavo in questo immenso e impressionante paese. Questa era la mia terza visita a Wuhan, quindi proprio a Wuhan. <coughs> una megalopoli di oltre 10 milioni di abitanti, dove ho contatti con la locale università. Ad ogni giro ho potuto constatare gli enormi progressi e i profondi cambiamenti che stanno avvenendo. Non che questi siano sempre migliorativi per noi. Ad esempio, lo sviluppo, lo sviluppo massiccio delle app e dei processi automatizzati disorienta il viaggiatore occidentale e rende il fai da te quasi impossibile. Per fortuna questa volta, ancora più che in passato, c'è chi si è preso cura di me dal primo all'ultimo momento, evitando il fardello di dovermi cimentare con i loro arnesi. Tra l'altro il paese è sempre più chiuso in se stesso e per la prima volta non sono stato in grado, in grado di connettermi alla mia mail neppure tramite il VPN. La Cina cresce, ma evidentemente il turismo non è una priorità. Attenzione. Se avessi avuto dei dubbi. Sul fatto che qui le cose cambiano con una rapidità eccezionale, la visita al nuovo campus universitario, a una quarantina di chilometri dal centro città, li avrebbe frantumati. Una vera e propria città è sorta ai margini di Wuhan, con fiammanti dipartimenti dalle ardite architetture, palestre, centri congressi, campi sportivi, giardini e fontane, strade interne e spazi per il tempo libero. Il tutto costruito in soli quattro anni, dalla progettazione alla realizzazione. Grazie. The Burl quasi come il ponte sullo stretto. <ride> il mio ospitante, un professore che mi aveva invitato a Wuhan anche negli anni passati e che regna incontrastato su un ossequioso gruppo di una cinquantina di persone, ci teneva a mostrarmi il suo nuovo istituto. Cinque piani di laboratori all'avanguardia dotati di tutte le più sofisticate strumentazioni che un chimico possa sognare. Anche se la maggior parte di questi strumenti sono fabbricati in Occidente, è in forte crescita la percentuale di strumentazione avanzata prodotta in Cina, a dimostrazione che ormai il paese è sempre meno dipendente dalla tecnologia occidentale. Anche perché senza voler essere sgarbato nei confronti dei cinesi, la tecnologia che non sei in grado di produrre, te la metti in casa, te la studi per benino e un pochino alla volta la produci anche tu, non è che sia una novità. Molto istruttiva, alla visita molto istruttiva, fu la visita alla gigantesca biblioteca. Innanzitutto mi è parso bello che ci siano posti in cui ancora si investe sulle biblioteche, un enorme cubo cavo all'interno... Un, un enorme cubo cavo all'interno dal cui tetto si gode della vista su tutto l'avveneristico complesso. Ma la cosa che più mi sorprendeva non erano gli aspetti architettonici o quelli paesaggistici, ma era il constatare che in ognuno degli otto piani c'erano distese di studenti, tutti chini sui propri libri, tutti intenti a studiare, tutti immersi in un silenzio surreale. È uno degli indici di come la società cinese, super meritocratica, concepisca ancora la conoscenza. Vi ricordate che vi parlavo del discorso della meritocrazia? Concepisca ancora la conoscenza e lo studio come strumenti di crescita personale e come opportunità di miglioramento sociale. Io immagino che la foto venga da questo che sta descrivendo adesso altrettanto memorabili le impressioni ricavate dal congresso a cui ero stato invitato assieme a qualche altro oratore occidentale, tutti ospiti d'onore a cui riservare un trattamento principesco, al limite dell'imbarazzante. I numeri dei ricercatori in Cina sono davvero impressionanti e per dare modo a più oratori di presentare i risultati delle proprie ricerche, eh, i tempi assegnati alla maggioranza degli speaker era di 7 minuti per i contributi a invito e di 4 minuti per gli altri. Come dire che in un giorno sono riuscito a assorbirmi 65 interventi, un vero record. Ma con due considerazioni non banali. La prima, nessuno, dico nessuno degli oratori e delle oratrici ha sforato di nemmeno un secondo il tempo a disposizione. Un enorme orologio scandiva implacabile i secondi mancanti alla fine dell'intervento per poi emettere uno stridente allarme sonoro che non c'è mai stato bisogno di attivare. Non oso immaginare cosa succeda a chi non si attenga ai tempi. La Cina è un paese di persone ligie alle regole. In quest'ambito, immagino di sì. Questo non è ciò che ho sentito dire della Cina sempre, in ogni eh, aspetto. Immagino che qui sia così. Seconda considerazione: praticamente ognuno dei lavori, dei lavori presentati, sia pure nella brevità concessa dai tempi contingentati, era stato pubblicato o era in via di pubblicazione su importanti blasonate riviste del settore. Come dire, non solo quantità, ma anche qualità della ricerca esibita. Rispetto ai loro, beh, questo probabilmente sarà un estratto di quello che stiamo per leggere, rispetto ai loro colleghi americani ed europei, i ricercatori cinesi pubblicano più lavori nelle maggiori e prestigiose riviste scientifiche. Okay. La realtà è che ormai la Cina ha sopravvanzato i paesi occidentali in campo scientifico. I ricercatori cinesi pubblicano più lavori nelle riviste scientifiche più prestigiose dei loro colleghi americani ed europei messi insieme in campi come la fisica e la chimica più del 70% degli articoli più citati provengono da autori cinesi 20 anni fa i lavori a elevato impatto prodotti negli Stati Uniti erano 20 volte quelli cinesi ma nel 2022 la Cina ha superato il concorrente americano su questo indicatore lo stesso vale per Europa e Giappone per cui si può ben dire che l'ordine mondiale nel campo scientifico che è stato a lungo dominato dai paesi occidentali sta per finire ovviamente qui c'è da fare un'osservazione che può risultare più o meno naif no? a seconda di come la si voglia prendere che l'impresa scientifica sovranazionale nella sua anima e quindi che siano davanti i cinesi o siano davanti gli americani o siano davanti i giapponesi o gli europei, l'importante no, è che la ricerca vada avanti. Poi purtroppo questo, questa diventa un'osservazione naif nel momento in cui sono i singoli paesi ad avvantaggiarsi no, delle, delle ultime scoperte, dei brevetti e, e, e quant'altro. Però teoricamente, no, come umanità, andiamo avanti e sti cazzi purtroppo le cose non sono così semplici secondo alcuni ranking internazionali ci sono 6 o 7 università cinesi nelle prime 10 al mondo con le università di Shanghai e Pechino allo stesso livello dei classici Cambridge, Harvard o Et di Zurigo di sicuro Et, che non si dirà mai Et non ho mai letto Mo non, non ho mai letto il paese dell'alcol non, non nell'ambiente che sta venendo descritto in questo articolo <coughs> Esatto, generalizzare, poi, ovviamente, figuriamoci su un paese così grande, con così tante etnie al suo interno, vastissimo, e con una storia ETH. Bella scuola. Eh, di sicuro la scienza cinese è molto orientata all'applicazione dei risultati, una caratteristica che è propria di tutta la scienza asiatica, a differenza di quella europea, che, per tradizione storica, è sempre stata tratta più dagli aspetti fondamentali e concettuali che da quelli applicativi. Però dovrei detto due parole anche sulla versione americana a questo punto. E dietro gli aspetti applicativi e industriali ci sono ovviamente quelli strategici e militari. La Cina ha recentemente inviato una sonda sulla faccia nascosta della Luna, la cosiddetta Dark Side. E Jurong forse Zhurong, Zhurong, è un rover di fabbricazione cinese che si è posato con successo su Marte il 14 maggio del 2021. Non è un segreto che la ricerca aerospaziale abbia le sue motivazioni primarie nell'industria militare. I settori scientifici su cui si concentrano gli sforzi maggiori sono nel campo della criptografia, delle tecnologie quantistiche, dei materiali avanzati, della genetica, delle neuroscienze. Tutti temi di importanza strategica per un paese che mira a dominare il mondo. Gulp. Per non parlare dell'intelligenza artificiale, dove la Cina produce circa il 40% di tutti i lavori, contro il 10% degli Stati Uniti e il 15% dell'Europa. Tutto questo non è casuale, ma risponde a un ben preciso disegno. Ricordo quando negli anni 90 l'indicazione era di incoraggiare i pochi ricercatori cinesi che cominciavano a emergere a cimentarsi su problemi scientifici di rilievo e a cercare di pubblicare i loro lavori su riviste internazionali. All'epoca la Cina era un paese che esportava cervelli a tonnellate, soprattutto verso Stati Uniti ed Europa, dove i giovani scienziati cinesi si sono sempre dimostrati motivati e determinati. Nei primi vent'anni di questo secolo più di 6 milioni di studenti cinesi hanno lasciato il paese per formarsi all'estero. Ma nello stesso periodo la spesa in ricerca e sviluppo in Cina è, cres è cresciuta di 16%. Volte in termini reali. Le università. Si sono moltiplicate e hanno elevato la propria qualità. Strumentazioni e tecnologie che vent'anni fa, vent fa erano un miraggio sono oggi a disposizione di ogni laboratorio. I salari per chi torna in madrepatria sono divenuti principeschi, rendendo il rientro un'opportunità eccezionale per molti giovani cinesi che hanno potuto portare a casa la preziosa esperienza fatta in Occidente e metterla al servizio di un sistema di ricerca generoso di riconoscimenti sociali, oltre che economici, e che vanta risorse praticamente illimitate. Ora, qui bisogna un attimo tirare il freno. Quello, grazie Romeo, eh. quello che eh, mi sembra di poter dire che questo articolo mette in luce è eh, la Cina nel suo prime, nella sua vetta di tutto il boom economico di cui ha goduto. Ehm, forse le sue, no, il suo, come si può dire, l'ambito in cui più di ogni altro questa, questa incredibile crescita no, dà, il, dà il meglio di sé. Questa crescita non è illimitata, non è infinita. Presumibilmente, e ci sono diversi osservatori. No, vedevamo, no Fastidio l'altra volta. No? Eh, ci sono diversi osservatori che mettono in dubbio la tenuta eh, dell'economia cinese per gli anni a venire, o che le cose, o che le, le cose andranno sempre così, eh, così bene. Oltre al fatto che ci sono indicatori che sono considerati falsificati, eccetera, quindi c'è anche scetticismo su alcuni dati. In ogni caso, eh, certamente il boom economico la Cina l'ha vissuto e come, e sembra da questo articolo avere no, instradato, instradato eh, bene le sue risorse. però questa, questa visione di conquista del mondo, risorse illimitate e eh, l'ineluttabile, eh, ovviamente è, è, una è la fotografia di un momento quando si dice prisoner of the moment, no? Non ho nessun dubbio che il nostro autore sia andato ospite in una struttura eccezionale, abbia visto qualcosa di meraviglioso. Eh, però anche la Cina sta sulla terra e eh, conosce, conoscerà dei problemi, no? quindi insomma, bu buon per loro assolutamente. E mi sembra che quello che lui sta raccontando sia eh, eloquente, no? però eviterei questa visione. Il risultato è che la Cina si è imbarcata anche in grandi imprese tecnologiche ai limiti della conoscenza. Al punto che, secondo l'Economist, la Cina vanta il rilevatore di raggi cosmici ad altissima energia più sensibile del mondo, il generatore di campo magnetico stazionario più potente del mondo, e presto disporrà di uno dei rilevatori di neutrini più sensibili al mondo. Nel mio breve tour, quello, quello che stiamo capendo è che, eh, che, mi sembra che possiamo sicuramente capire, è che eh, non ha sprecato il proprio boom. Investendo tanto in ricerca, investendo tanto in cervelli, prima esportandoli, poi premiandoli per tornare, eccetera, eccetera, la Cina sembra avere avuto una, una gestione saggia no? del proprio arricchimento, almeno in ambito scientifico. Poi ovviamente le cose sono molto più complesse, ma questo mi pare che bene o male lo si possa dire. <coughs> Nel mio breve tour ho avuto modo di percepire in modo tangibile come la sensazione di essere su una traiettoria di crescita continua Attenzione, sia ben chiara tra chi si occupa di scienza in Cina, al punto che se sino a poco fa tutti i ricercatori cinesi pubblicavano i loro risultati su riviste internazionali blasonate con sede in Europa e Stati Uniti, da qualche anno hanno cominciato a creare le loro riviste, per ora in inglese, ma su cui pubblicano quasi esclusivamente ricercatori cinesi. Non mi stupirei se tra qualche anno, consapevoli di essere ormai la potenza che guida lo sviluppo scientifico mondiale, i cinesi decidessero di pubblicare gli articoli scientifici nella loro lingua, obbligando noi occidentali ad arrangiarci, a cercare di capire quali segreti e avanzamenti nascondono le loro, nascondano le loro pubblicazioni più interessanti. In fondo, a inizio Novecento, la scienza parlava tedesco, ed è in questa lingua che Einstein ha pubblicato i suoi lavori più rilevanti. Solo dopo il secondo conflitto mondiale, l'inglese è divenuto la lingua universale della scienza. Interessante, potrebbe essere, chi lo sa. Ora diciamo che i problemi di traduzione non sono gli stessi di un tempo, su questo non ci sono dubbi. Grazie Sig. Certo, la scienza cinese non è senza problemi, soprattutto etici. Il sistema cinese è molto competitivo e ha introdotto incentivi a volte perversi per emergere, tipo bonus finanziari, finanziari o rapide progressioni di carriera per chi pubblica in riviste di alto prestigio, tipo quelle del gruppo Nature, di Science, ma in generale di tutte le riviste ad alto impatto. Poi sappiamo dei problemi delle riviste, non, tendenzialmente non di queste così enormi, ma problema della peer review, eccetera, ma ne abbiamo già parlato. Questo ha prodotto una serie di comportamenti eticamente inaccettabili, inclusa la falsificazione dei dati, lavori inventati, la compravendita del nome degli autori su alcune pubblicazioni. La scienza ha dei robusti meccanismi di verifica interna tramite la revisione tra pari, ma soprattutto tramite la verifica sperimentale e la riproducibilità dei processi e dei fenomeni oggetto di scoperta. Ma non è molto preparata ad affrontare chi vuole barare e non c'è solo il problema dei dati alterati, ancora minoritario, c'è anche a fronte di una piccola percentuale di scienziati eccellenti c'è anche che a fronte di una piccola percentuale di scienziati eccellenti, la Cina ha generato numeri imponenti di scienziati medi e anche mediocri, con risultato di una produzione di articoli scientifici abnorme e spesso di scarsa qualità. Il tutto ha creato un elevato rumore di fondo da cui diventa difficile separare le cose valide da quelle inutili. Quindi, eh, dalla convinzione di una crescita infinita a una sovrapproduzione di roba mediocre e inutile si iniziano a delineare in realtà gli aspetti di una bolla anche in questo ambito. <coughs> Poi si vedrà per ora c'è di buono che gli scienziati cinesi sono ancora molto interessati a collaborare e condividere i propri risultati con i colleghi occidentali quindi sono ancora scienziati, almeno quelli non sensibili e riservati ovviamente la Cina produce più brevetti di ogni altro paese nonostante la crescita impressionante degli ultimi anni il ricercatore occidentale ha fermato e ancora visto in Cina come un semidio a cui rivolgersi per consigli, aiuto a trovare una posizione o anche semplicemente per un selfie una sensazione che confesso è tutt'altro che spiacevole, soprattutto perché è abituato da noi a un sistema dominato dalla fretta dall'indifferenza e qualche volta dal desiderio di rottamare i vecchi professori. Insomma, l'hanno trattato proprio bene. Tenere aperti i canali di comunicazione e contatti con la Cina sarà sempre più fondamentale se vorremmo evitare di finire completamente tagliati fuori dai processi di sviluppo scientifico tecnologico che determineranno la nostra vita nei prossimi anni. È un articolo molto entusiastico, molto, molto, molto entusiastico, io penso anche per delle buone ragioni. Cioè, è certamente il nostro Gianfranco Pacchioni. Fiordi, studioso, è stato anche molto gratificato da questa esperienza, che comunque non è comune. Interessante in ogni caso. Interessante, è, è talmente. Eh, sì, Romeo, a mio sapere, sì. A mio sapere, sì. Quello è un libro, un libro assolutamente interessante. È eh, un po' sì di Ocane, un po' sì. Ma uh, sai, qualunque, indipendentemente, mi dispiace di fare un discorso di questo genere, ma indipendentemente da ciò di cui si parla, qualunque articolo scritto con una visione così uh, entusiastica uh, si, si espone a delle obiezioni proprio di, di uh, direi quasi di stile, no? Poi il tempo dirà, Comunque, certamente la Cina fa il suo. Ecco. Vediamo un po' che cosa possiamo vedere. Dentro il Tempio... Qui siamo lì, lì, con la Cina. Alla domanda, PF, la domanda è giusta. Perché non trasferirsi lì? Beh, innanzitutto non deve essere una cosa facile se non sei cinese. Prima di tutto per la lingua. Questa credo che sia un'obiezione abbastanza valida. E, dopodiché, penso che anche integrarsi non sia così semplice e, e quindi non, è, non credo che eh, dire mi piace la Cina, vado in Cina, sia come dire mi piace la Francia, vado in Francia per un italiano, eh, per dire. e, e poi c'è tutto il discorso. Viene, trasferirsi non è, non è una cosa così banale. Dopodiché, Bisogna vedere proprio il discorso dell'integrazione, no? come andrebbe. L'abbiamo preso così com'era, l'abbiamo preso così com'era. Ci siamo fidati del mulino, che dovrebbe essere autorevole, ma ovviamente. Comunque sia, volendo abbiamo questo... Forchelli lavora in Ma Forchelli non era legato a Hong Kong. Mi ricordo che lui seguì la fine di Hong Kong, come lo conoscevamo perplexity Cosa è perplexity? Grazie Marzi 80. Perché lei è tuttora Hong Kong? Ah, 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 ho, capito. ho capito. Devo fare io la domanda. Eh beh ci sta Caplimone, se no eri Funes e quindi dovrai leggere, dovrei leggere Finzioni. Uh, e ho chiuso l'articolo. Com'era per riaprire gli articoli? Mm, lo sforzo! Come si fa ad aprire gli articoli chiusi? Co Com'è com il control? Control shift. Non è successo niente. Non succede niente. Dov'è che sarà la cronologia di sto cacchio di cose che mi avete fatto usare voi? L'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato. Allora, che cosa gli potremmo chiedere? Aspettate, qual è una cosa che eravate scettici? Qualcosa su cui, su cui eravate scettici? Ci eh, ha sempre incolpata, ovviamente. La Cina che produce più brevetti di ogni altro paese? ci vogliamo fidare vogliamo scrivere come si scrive witch? perché? perché mi mette la correzione? perché non so scrivere come come si dice brevetti? museo brevetti in inglese uh, boh. patents China is the leading country in patent production with a stagger in 1,58 million patent application in 2000 fino al 2002, vabbè, insomma, China. Quindi questo gli odiamo per buona. Ehm brevets. Eh era? Ce erano un sacco di robe pese Ehm uh, il rilevatore di raggi... Questo glielo chiedo in italiano però, eh? Quale paese vanta... <ride> lo andiamo veramente... Quale paese vanta com'era? rilevatore di agi cosmici ad altissima energia più sensibile stai andando per buono che lui mi capisca l'italiano eh? l'argentina non so che cosa sia l'argentina ospita l'osservatorio Pierre Auger il più grande rilevat rivelatore rilevatore Rivelatore Dio raga. <ride> Cazzo. Uno è un rilevatore, un altro è un rivelatore. Dio. Più grande rivelatore di raggi cosmici ad altissima energia al mondo. Situato nella Pampa, nella Pampa argentina, Sono le fonti, eh. eh quindi. Qui ci viene detto che è in Argentina e quindi è, è una roba occidentale. Vediamone un altro. Oh, interessante. Il generatore di campo magnetico stazionario più potente del mondo. Attenzione, il paese che dispone del generatore di campo magnetico stazionario più potente al mondo è la Cina. Dal 2002 il più, il più grande campo magnetico costante al mondo è stato generato allo Steady High Magnetic Field Facility di Hefei in Cina, raggiungendo un'intensità di 45,22 Tesla. Quindi, attenzione, però l'Argentina ha tenuto. però anche il Giappone qua eh. il record assoluto di 2800 Tesla. È stato raggiunto in Russia nel 2001. Vabbè, ah, comunque più o meno andava bene. Un sacco di Tesla. E... Vediamo, non ha ancora il rilevatore di neutrini più sensibili al mondo. Quale paese dispone del rilevatore di neutrini più sensibile al mondo? C'è figo su sì, Siddhung, ragazzi. Ma ah, ah. scusate. <ride> <ride> il paese che dispone del rivelatore di neutrini più sensibili al mondo è l'Italia, grazie all'esperimento Cuore Cryogenic Underground Observatory for Air Events. Situato nel laboratorio nazionale del Gran Sasso, il Cuore è progettato per cercare il doppio decadimento beta senza emissioni di neutrini. Un processo teorico che, se osservato, dimostrerebbe che i neutrini sono. le loro stesse anti antiparticelle. Allora, allora. <ride> al momento al momento sono più o meno dovrebbe uno, uno c'era l'Argentina eh? andrà l'Argentina Italia non proprio il paese ma l'Italia un po' più dell'Argentina comunque insomma dai bellino il, sito. bellino il sito per chi ama verificare le cose perplexity fego questo in realtà ce lo teniamo questo è uno strumento interessante Quando proprio siamo nel dubbio Più peso Aspettate che Mi ricordo Una vita che non uso Sto cazzo di browser Com'è che si fa così eh, Perplexity In talk Cos'è che abbiamo consigliato in per... Ma in realtà Banalmente Mettimelo qua Esatto Perplexity Bello 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 Da usare quando si legge il post Grazie Seba 11 come gli album di Taylor Ok, ok, ok. Ah, c'era un articolo, lamba. Eh, articolo sulla Cina. Eh. Peso, 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 peso. Mm -mm. Bene, in tutto questo c'era il Tempio dei monaci Shaolin. Sentite, abbiamo fatto Cina. Stiamo in Cina. Spero di essere stato geograficamente corretto, anche se sicuramente loro non vorrebbero sentirmelo dire. Anzi, lo no, mettiamo i sottotitoli dentro il tempio dei monaci sciogli ma questo è un è, è ufficialmente un video in italiano ah ok figata kung fu praticare il kung fu è come qualsiasi cosa nella vita se vuoi fare una cosa bene devi ripeterla continuare a ripeterla molte molte volte prima di poterla fare davvero bene Merda comunque, che rapporto tra volume della voce ed effetti. Grazie alle piove, grazie a me del Prime. C'è un vecchio detto in Cina. Praticare Kung Fu un giorno aggiunge un giorno alla tua esperienza, ma un giorno senza praticare le basi ti fa tornare indietro di dieci giorni. Peso, grazie Iaco. <ride> ti porto in Cina dai monaci Shaolin. Cos'è però, raga, cos'è progetto happiness? Non so che cosa sia, raga. Cos'è progetto happiness? Oh no. E sono quelle robe... No, aspettate. Vabbè, ormai, ormai ce le guardiamo. Ah, è figo, è una cosa bella. Scusate. Kung Fu. Uh, ok. Uh, 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 è una roba pesa. È un ganza, vado. Oh, sentite, vediamo i monaci. Il ah, volume di della base è troppo alto rispetto a Roba banale buonista, pesissimo. È un tizio italiano matto che va in giro a cercare i posti più strani nel mondo e chiede come vivono. È caruccio. Il messaggio è se bene. Sentite, se bene e, 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 e ogni tanto bisognerà anche volersi bene. Voglio vedere il progetto happiness. Quello che voglio raggiungere con il Ah, ma è lui! È lui che fa le buzz dietro, uh, vedo come aiuta me e penso che possa aiutare anche molte altre persone. E questo è il mio obiettivo. Voglio diffondere il confuso. <ride> mi dispiace, mi dispiace. Scusate, ma io ho appena visto una cosa troppo divertente. Ho appena visto una cosa troppo. Con tutto rispetto. E penso che possa aiutare anche molte altre persone. E questo è il mio obiettivo, voglio diffondere il confuso. Oh, no, scusate, devo fare una cosa. <ride> scusate, ma, con ma lo dico io un bel rispetto per sta roba, non sto scherzando, mi piace un sacco. Ma voglio, però, una cosa la devo vedere a una velocità di riproduzione ridotta. Dovevo solo tentare di vederlo a quattro zampe. Oddio, sono stato male. Scusate. E ci sta, eh, ci sta. Come faccio a cambiare traccia audio? Cosa vuol dire che abbia traccia audio? Non posso, cambiare, posso mettere l'italiano? Beh, ma è, 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 è originale in italiano. scusa che cambio la traccia. Eh. Interlingua da traccia audio. Ma cos'è interlingua? Cosa succede con Interlingua? Altrimenti ho fatto migliaia di chilometri per venire qui a farmi bastonare. Sono link down. Eh raga però la parte in cinese me la deve tradurre, scusate, non capirò mai cosa dice. Eh. Ma ora lui ce l'avrà in italiano? Ho fatto migliaia di chilometri per qui a farmi. Ah, è lui, lui è quello del canale, ok. Bastonare la placca d'acciaio serve per praticare la tecnica della testa di ferro. Merda. il mio nome è Giuseppe. E ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: Cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Sono appena arrivato in Cina, più precisamente a Dengfeng, perché questo è uno dei luoghi... Quindi non è assolutamente dubbio che sia Cina, io non so perché mi immaginavo che i monaci di Shaolin fossero sui confini stronzi, mezzi contesi, no? Quindi è proprio Cine, Cine, Cina cinissima. Il ...più spirituale di tutto il pianeta. Quello che vedete dietro di me è un tempio molto speciale, perché... Fanno tanto i fighi, ma su so sei che non erano affettati a centinaia. <ride> la tecnica della maccia d'azzaio, veramente a essere la culla di tutte le arti marziali. Questo è il Tempio Shaolin. E oggi sto incontrando una persona molto speciale, un guerriero. Ma è figo, sto tizio italiano, fa un canale. Scusatemi, adesso al di là di tutto, questo ragazzo è italiano, fa un canale con 100.000 miliardi di, di sottotitoli diversi in giro per il mondo, e 1.260.000 iscritti. Ma raga, ma è un figo. Beh, tra è tra l'altro un uomo magrissimo. Ma è un grande. è diventato famoso con un video in Nord Corea ma dai eh, infatti è strano che sia italiano scusatemi è solo a livello di, di, mia, di mia curiosità se io cambiassi i sottotitoli c'è cioè l'audio chiedo scusa il portoghese ma questo è uno di quelli che ha fatto veramente la roba figo 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 bellissimo socia è bravo! Da, adesso magari i video non, non so come saranno, ma chapeau, sto qua, ha fatto una roba veramente bella. Questo si gira il mondo, fa tutte ste bazze qua, si fa anche prendere bastonate, ma, ma che figata è. Essere ...la culla di tutte le arti marziali. Questo Video in Nord Corea dove mentre era a giro in macchina con le guide, investirono e ammazzarono un uomo. What? What? Oh, signore. Oh signora, ha fatto pure un Iron Man. Minchia. È un Igo che ce l'ha fatta esattamente. Perché non è tanto introvert, secondo me. io eh, non l'ho mai sentito dire, raga. Io non so un cazzo di YouTube. Ma io non so niente. Le prostitute in Thailandia. lo chef di sushi a Tokyo ma raga noi, noi ci dobbiamo guardare tutti i video di questo tipo è il tempio Shaolin e oggi sto incontrando una persona molto speciale un guerriero una leggenda che ha dedicato la sua vita a imparare insegnare e proteggere il vero Shaolin Kung Fu siete comodi perché sta per incominciare una grandissima avventura del progetto Happiness. Lo Shaolin Kung Fu non è solo una disciplina fisica, ma una filosofia di vita che combina la forza del corpo con la saggezza della mente. La leggenda narra che un monaco buddista indiano di nome Bodhidharma viaggiò dalla sua terra natale fino alla Cina, attraversando montagne e fiumi per diffondere gli insegnamenti del buddismo. Però Beh, però questi disegni non mi piacciono, porca miseria. preferivo delle immagini girate in loco che questi disegni che mi stanno sulle palle. Il monastero di Shaolin trovò i monaci cinesi fisicamente deboli e incapaci di mantenere la concentrazione durante le lunghe ore di meditazione. Così, per aiutarli, Bodhidharma introdusse una serie di esercizi fisici che miravano a migliorare la salute dei monaci, rafforzando il loro corpo e permettendogli di mantenere una mente vigile durante la meditazione. Questa Bello. preparazione fisica. Qua c'è Raiden. Questo è Christopher Lambert, eh? Qui, Raiden di Mortal Kombat. Ah, non solo migliorò la loro salute, ma li rese ancora più abili nella difesa contro le bande di ladri predoni che ai tempi minacciavano le loro montagne. Con il passare dei secoli, le pratiche. <ride> Adesso arriva Ishid. <ride> introdotte da Bodhidharma si evolsero in un'arte marziale sofisticata, nota non solo per le sue tecniche di combattimento, ma anche per il suo profondo legame con la filosofia e la spiritualità. Eh, gerone, lu lunga lunga. Oggi lo Shaolin Kung Fu è più vivo che mai. E soprattutto grazie ai film di Hollywood, negli ultimi decenni ha conquistato anche l'Occidente, ispirando generazioni intere. La nostra missione è immergerci nella vita del Shifu. Ma è questo qua veramente la faccia di uno che ti sta per prendere ammazzate. e lì c'è cioè, questo tizio arriva, ma non riesce a trattenere un sorrisino, come dire, vecchio, ma cioè, sei proprio sicuro? <ride> Shin Miao ha nonostante abbia Miao nel nome, non è amichevole. Kung Fu monaci Ho appena insultato, tipo, la cosa più simile a Dio che esista sulla Terra, vero? Per <ride> spingerci insieme a lui, oltre i limiti del corpo umano, scoprire la potenza della nostra mente e imparare cosa sia la felicità nel Kung Fu. Dengfeng, la città che ospita il monastero, è ormai conosciuta come la culla dello Shaolin Kung Fu. Migliaia di bambini vengono qui da tutta la Cina per diventare Shifu o aspirare ad un futuro migliore. Ma quindi il videogioco Shifu ha a che vedere con questa cosa qui? Questa è una scuola di Kung Fu, si chiama Togo, conta circa 30.000 studenti. Ma veramente attraversato la. <ride> ah, ok, ok, ok. Si okay. allenano dall'alba al tramonto. Alcuni di loro fanno condizionamento fisico, altri praticano le forme. Stanno praticando per una grande cerimonia generale. E sarà meravigliosa. Sono davvero impressionato da quanti giovani abbiano deciso di intraprendere questo percorso marziale. Si fu vuol dire maestro in cinese, ok, grazie. E studiare Kung Fu per così tanto tempo. Come mai? Questi studenti vengono qui a età diverse. Eh sì, sarebbe interessante sapere il modello economico, sono d'accordo. Imparano cose diverse e si allenano per tempi diversi. Ad esempio. E forse come la scuola Holden costa tantissimo. <ride> se uno studente arriva all'età di 8 anni, può doversi allenare fino a 18 anni, poi può andare all'università o andare a lavorare. Se uno studente arriva qui all'età di 15 anni può aver bisogno solo di 3 anni e poi può diventare un soldato, possono diventare insegnanti di kung fu e possono fare Uguale, Giulio, uguale. Film di kung fu o qualsiasi cosa vogliano Beh, almeno qua finisci che sai menare, almeno. Esatto. Eh, ci sono anche alcuni studenti che vengono a praticare per un anno, due anni e poi si sentono molto abbattuti e stanchi e quindi finiscono per tornare a casa e scegliere qualcos'altro. Dipende. <ride> Ma c'è solo un modo per comprendere l'arte dello Shaolin Kung Fu. Ovvero praticarlo. E così lo Shifu mi porta in uno dei templi più suggestivi della città dove lui stesso lo ha studiato. <ride> Ma penso se fosse solo uno scambio con la scuola Holden, un anno degli studenti della scuola, della scuola Holden a fare sta roba. <ride> Sì, non riesco a capire Anche non riesco a capire come ti guadagni il pane dopo essere stato lì. Non riesco a capire il, il, la connessione col mondo reale. Cioè, comunque, se esci da lì, che sai di menare le mani, però che fai nella vita? Cioè, meni le mani. Ho <ride> studiato da piccolino. Sì, sarà a pagamento, mi viene da dire, però non riesco comunque. Cioè. Credo che sia una super figata, se lo ve lo dico sinceramente. Però è fin troppo, fin troppo da sogno. Cioè, vi faccio dieci anni di, di, di mega meditazione, mazzate durissime, e, e capire il segreto della vita. Però dopo esco da lì e che cazzo faccio? Eh, ehm. e certo. È chiaro che se mi trovo un Maranza davanti, ah, io morirei dopo mezza giornata. So. Ma lui che è andato per il canale, quanto tempo è rimasto a prendere le botte, però? La versione inglese internazionale, in realtà lui è turco di progetto Happiness, Happiness è il canale Ruhi Senet. Anche quello è abbastanza vicino a me, pensa? Mm, mm, mm. Eh, però qui parla solo di un anno, eh? E sono tante persone, sì, 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 sì. sì. Ne ha preso solo uno o due giorni. Vabbè, uno o due giorni, forse ci resiste. Penso che il significato più grande della pratica del Kung Fu sia che il Kung Fu stesso ti può cambiare la vita. Se lo pratichi per poco tempo non lo sentirai, ma se lo pratichi per lungo tempo scoprirai che il Kung Fu e la vita sono ins... Grazie Afiub. ...separabili. La posizione del cavallo è la base del Kung Fu Shaolin, è una tecnica molto molto importante. Questo esercizio può rafforzare la forza delle nostre gambe. Questa la vedo grigia. Siamo per fare la posizione del cavallo e sarebbe una delle delle posizioni più semplici nel kung fu per rafforzare le gambe, per avere equilibrio nel kung fu, ma lo, lo shifu non sa che io sono un pezzo di legno, ma faremo del nostro meglio. Ok. Va bene, iniziamo a posizionare le mani sopra le nostre gambe. Sì, ok. Squat, piano. Sì, bene. Bene. Ok. Sì, bene. Va bene. Si fa, dai, cioè dolorosa, ma. Non ce la faccio già più. Ah, ah, poi deve prendere anche le botte. Ah no, beh, ti tiende delle ciotte? Sì, sì, bene. Se fai una cosa tutta la vita ti cambia la vita, l'ho pensato anch'io. No, sì, starci così tanto già pesist. Viene completamente ricoperto di tazzine e ogni tazzina che cade sono botte. No, vabbè, ciao. Lui sta ridendo. Però è quasi in piedi. Dovrebbe andare più giù col culo, scusatemi. Eh? Adesso parlo io. Però dovrebbe andare più giù col culo. Molto Merda. Bene. <ride> è bellissimo. <stile>. Uh -huh. <ride> Qua è il doppiatore si è concesso un... <ride> Spero che non ci tenga tantissimo. So, perché sennò no qualcosa va a cade <ride> È pesissimo però è bello vedere la gente che soffre <ride> Cosa direbbe Mercadini Eh, Ok Ok, <ride> okay. Ma è oh! pesa, pesa Ah, pesissimo tre ore e mezzo. Ce l'hai fatta, eh Così, in posizione ne Abbiamo fatto vedere soltanto questi 20 secondi Perché sennò sarebbe stato lunghissimo <ride> che video, ma... uh. Tre ore Tre ore lunghe. Gli avete scattato delle foto mentre tremava tutto? Eh. <ride> Lo piglia per il culo. <ride> C'è un vecchio detto in Cina. Praticare con Fu un giorno aggiunge un giorno alla tua esperienza. Ma un giorno senza praticare le basi ti fa tornare indietro di dieci giorni. Questa è l'importanza delle basi. Quindi ogni giorno dobbiamo praticare le basi. È fondamentale. Sì. bene, grazie. Io, cioè, è tutto molto bello, però non riesco a capire queste persone quando usciranno da lì. Cosa faranno? Questo adesso. Mi colpiremo me lo deve dire, grazie Lelex. Me lo deve dire, però eh? me lo deve dire! Cioè, questo, questo documentario me lo deve dire. Cioè, come la Cina, i... cioè, se tanti giovani, migliaia di giovani vanno lì, eccetera, come la società cinese. Esercito, fanno, vanno a fare i monaci. Sono così tanti monaci. c'è Tutta questa domanda di monaci, cioè, non riesco a capire, non riesco veramente a capire. Come si inserisca nel mondo reale? Alla candela. In una direzione: non a sinistra, non a destra, non in alto, non in basso, solo in una direzione. Colpiremo con il vento del nostro pugno per aumentare la nostra forza. Vanno, proprio a, vanno a fare i militari tutti. Università ma scusatemi una cosa, ma l'università con che cosa, con cosa ti presenti? Con so tirare i pugni? Cioè, cosa ti dice l'università? Parla di gente che lo faccia per dieci anni. Ah, vanno nell'esercito, fanno gli insegnanti di Kung Fu. Maestri arti marziali, istruttori in palestra, guarda del corpo, stuntman. Ok. Ah, me lo son perso, ragazzi. È tutto statale. Grazie, siamo in Cina, raga. E in Cina è statale ogni cosa, però è sto stato... Vabbè si che che gli, gli funziona sentite. è un esercizio perfetto per allenare l'esplosività del pugno e in più per studiano anche filosofia Raga, ma io che video sto guardando che mi sono perso tutto allenare la mira perché chiaramente magari non avendo il controllo del pugno potresti tenere il pugno un po' a destra un po' a sinistra invece la candela la fiamma è come se fosse un mirino devi sempre mirare lì e l'esplosività del pugno deve far spegnere la fiamma questo è l'esercizio adesso lo fa io e poi vediamo se riesco a farlo anch'io Non riesco, visto così non riesco a valutare questo esercizio, immagino sia difficilissimo però non lo so non, non, non faccio fatica però, però, non lo so, però sono qua eh. ovviamente le mani che si mettono in su ti aiutano a fare aria per spegnere la candela mm -hmm. ok ok Ma la, scusate, l'aspetto prima. Ma scusa, ha, ha fatto prima. Ha fatto prima lui. E anche da più lontano. Ma ha un potere incredibile. Mm. Bene, ispira. Ha umiliato il maestro, ha già superato il maestro dopo pochi minuti. Ok. Sono eh. più impressionato... Di lui, sicuramente, però non glielo faccio vedere. La cosa più importante... L'hai letto? La profezia? Nel colpire... <ride> sì, sì. Il farlo prima non conta da mentalità occidentale. Zeb non c'è riuscito nemmeno con un ventilatore raga dio sto morendo che cazzo state scrivendo la candela e praticare la nostra mentalità a volte non riuscirai a spegnerla e ti sentirai molto ansioso più non riesci a spegnerla, più ansioso sarai. Più non riesci a spegnerla, più dovresti essere stato. Vez, stai parlando al maestro occidentale dello spegnimento candela. Ti ha appena fatto vedere che, che la spegne con, con, un, con uno sguardo. Cioè, cosa, cosa, non hai più nulla da insegnargli. Rassegnati. Più lento, più lento. <ride> Infatti, ma poi... Non dobbiamo praticare la forza stessa, ma il nostro cuore. Lento, lento, lento. Quando affrontiamo la vita è lo stesso, qualunque cosa tu incontri, più vuoi arrabbiarti, più dovresti calmarti. Yeah. È incredibile come anche un esercizio così apparentemente semplice eserciti il corpo e la mente al controllo e alla disciplina. Non ti devi arrabbiare se non riesci a fare un esercizio, devi mantenere il controllo anche se non ti sta venendo. Eh? Però che bello vivere così, cioè, se, se lo Stato cinese paga della gente per vivere così, beh, che bello. Ragazzi lo Stato cinese... Attenzione, attenzione. anche Ancora Candelato lo può insegnare. Adesso lo scivolo mi sta portando nella sua vecchia scuola, che hanno chiuso il governo Trasferiamo tutto, Wesa Twitch e la chat in G. Ce la vedo fare in critica, ce la vedo il pensiero critico. Ci convertiamo però a canale di sole arti marziali ed è rimasta abbandonata dietro questo tempio bellissimo, perché <ride> dobbiamo provare un esercizio che a lui sta molto caro, a quanto pare, ovvero... Eh sai, sono interessanti sti video, mi, mi, mi piacciono. Ecco, prendere a pugni il muro. Porco. Mille strati di carta. Sono mille strati di carta. Serve per condizionare la durezza del nostro pugno. Così. Tra l'altro qua non c'è la speranza che il muro si rompa, è proprio solo dolore. In Cina c'è un reddito di base per i poveri, sanità gratis per tutti e ti danno una casa se ti iscrivi al partito. Quindi, mal che vada, campano così. Con poco ma senza sgobbare. E eh, però, non puoi fare critica. È bello anche vivere in Puglia in spiaggia con il reddito di cittadinanza. Quindi, viva Stato italiano! Oh, Minestrati di carta mi sembrano tanto, sono molto compressi. Ma io voglio fare dei corsi Holden in Cina, veramente. Guarda, ha oh. toccato il muro. No. Vedi? Ah wow! Sì. Ha raggiunto il muro, sì. come ha fatto? Questo. Okay. Che cavolo ha fatto? E come ha fatto? l'ha bucata non sembra molto spessa quella carta. E questi sono esercizi di condizionamento per rafforzare le nocche, per rafforzare il pugno, il, il polso. Sono importantissimi da... <ride> Fede! <ride> Adesso spazza via l'intera struttura! <ride> L'eletto è il prescelto. Per avere chiaramente un pugno più forte, Sì ma cambiate di la carta. Per rafforzare oh, il polso, eh, eh, esattamente è sì. yes, yes, yes. eh, fondamentale rafforzare il polso. Lo so, Io? Non lo so, non lo so. Si, vai, mm. vai però che la carta? Cioè, ha già raggiunto il muro. Mm. Oh. oh. Non è andato avanti tanto no, Pensavo andasse avanti di più, eh, dico la verità Shishifu, perché il Kung Fu è così ripetitivo? Perché fai la stessa posizione, lo stesso gesto migliaia e migliaia di volte Anzi, per tutta la tua vita Praticare il Kung Fu è come qualsiasi cosa nella vita se vuoi fare una cosa bene, devi ripeterla, continuare a ripeterla, continuare a ripeterla molte, molte volte prima di poterla fare davvero bene. Devi allenarti moltissimo, avanti e indietro, ripetere tante, 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 tante volte e lentamente il tuo kung fu può migliorare molto. Uno degli allievi più promettenti del Shifu è proprio Sasha, un ragazzo svizzero che ha lasciato tutto ed è venuto a studiare l'arte millenaria del kung fu dove tutto ha avuto origine. Posso, posso... Come, come ci si relaziona con la vita sessuale? Siamo molto fortunati ad essere qui grazie al nostro maestro. È un posto unico in Cina, ad accesso limitato, non tutti possono venire qui. Come puoi vedere, questo è il cimitero degli antenati del Kung Fu. Ci sono monaci e monaci guerrieri. Ma scoprono, tra... ma con chi? Ma ci sono donne? Ah, ma sì, c'è la vita comunque di paese, no? Se saltiamo un giorno torniamo dietro di dieci. <coughs> ah, sono tombe! Esatto, sì. Per esempio, quelle come questa più tondeggianti sono quelle dei monaci guerrieri. E quelle che sembrano più. Quadrate. quadrate, esatto, sono i monaci. E la differenza è che i monaci sono quelli che non allenano il Kung Fu, mentre i monaci guerrieri, sì. Praticamente la tomba attesta quanto hai livellato. come ride il guno ovvero il bastone per i monaci usciolini è l'arma prediletta perché è perfetta per affilare la loro tecnica e la loro precisione non avendo nessuna estremità affilata non avendo lame i monaci devono essere estremamente precisi e veloci per colpire l'avversario infatti adesso lo possiamo ammirare mentre i ragazzi si allenano. Oh. Okay. C'è un grosso magna magna dietro, soprattutto verso gli studenti stranieri. Se ti interessa c'è uno youtuber che ha frequentato e ne ha parlato. Si chiama... Ma io ho visto una volta il video di un tizio che c'è stato degli anni. Non ricordo bene, ne ho fatti diversi. Mm, 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 ma io lo vedi una volta, ma forse l'abbiamo visto anche in live una volta. In realtà di questo tizio che era stato per un bel periodo. Il maestro Shimio Ha e Sasha continuano a parlarmi del Dantian, come un concetto fondamentale nelle arti marziali e nella medicina tradizionale cinese. Ma che cos'è? Il Dantian è il centro di gravità e di energia vitale del corpo e si trova qui, nell'addome. Serve per canalizzare il Qi. Se il Qi è forte, allora il tuo corpo sarà potente. Non ti ammalerai mai. Avrai un sistema immunitario forte perché, sai, per esempio, questa batteria è la stessa cosa del Qi. Questo porta alla colpevolizzazione della dell no? per cui se ti ammali è colpa tua, mamma mia che cosa triste. Sì, è molto grossa, vuol dire che dentro c'è molta energia vitale. È appena successa una cosa veramente curiosa, che voi avete visto a malapena, si è visto lo scifo che è andato verso la camera e ha toccato qualcosa. In realtà ha toccato la camera di Nick e la batteria di Nick perché ha descritto il Dantien come la batteria. Più la carichi e più hai la forza, più carichi il Dantien e più carichi l'energia interiore e più riesci ad avere dei superpoteri. Ovviamente, no, non siamo arrivati ai chakra, sì, <ride> Raga, ma questo era da dire, è questo è il Dantien: una forza interiore che può farti sfruttare al massimo l'energia del tuo corpo, della tua mente e del tuo spirito. Io sto qua con sigarette, double cheese, burber, double cheese barbecue, scusa. <ride> sì, 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 ma non è fatto placebo, assolutamente. Sì, puoi essere sani, essere in forma, muoversi tanto fa benissimo, cioè, figuriamoci, figuriamoci, ma insomma... Siamo venuti qui per praticare il Shigon Duro Shaolin. Immaginatevi il potere che ha una persona che voglia approfittarsi degli altri quando la persona si ammala, no? Un, un maestro in mala fede che cosa può, può arrivare ad ottenere veramente. Mm. Tutti possono praticare Shion duro Shaolin. Alcune persone imparano più velocemente, altre più lentamente. Per praticarlo, si colpisce il corpo affinché la massa muscolare diventi resistente, potente Devotion. Esattamente, esattamente. e forte. Per questo, le persone che praticano il kung Fu Shaolin sono più forti, sono più resistenti. Per praticarlo, si utilizza un oggetto, poi si colpisce. Esatto, esatto, per di più con un'intera tradizione millenaria a fare del principio di autorità in un paese dove la tradizione è tutta. Esattamente, sì. ma lì, infatti, i giochi che abbiamo giocato di, di Red Candle sono perfetti, eh? Sono veramente perfetti. per esempio, il braccio, poco a poco. Alcuni si allenano colpendo la gola, alcuni colpiscono la testa. Come nel film famoso Man on the Moon, altri no, le gambe. No, no. bisogna colpirsi molte volte, anche la pancia. Non fa troppo male. Come mai non vincete tutte le medaglie d'oro alle Olimpiadi? Ale, è solo. Duro. Basta un po'. Sì okay. Okay. ok. ok. Praticamente ho fatto migliaia di chilometri per venire qui e farmi bastonare ma vediamo come va aspetta eh Aia, aia. è già così ah, è molto semplice fidati è semplice fa già male così fidati okay. <ride> Ti fa già male così non è male ok, okay. mi fido l'intenzione è facile Sennò, già le prove facevano non... male mm. oh. il, um, il ragazzo di questo canale qui penso sia un uomo che non ha difficoltà a trovare partner sessuali, lo dico con rispetto. Ok, ok, inizia. Yeah. Merda, Liodoro. No. Uff, Uf. ah! okay. Okay. ok, ok. sì avevi ragione. È fattibile. Ok, lo stiamo addirittura rifacendo con un bastone eh, molto più, più duro dell'altro, ma sono più preparato. Ah. Okay. ok ok sì l'ho sentito un po' di più no ma non ho sentito niente yeah. ok, okay. Of... buono no? ah ma cazzo ma gli ha lasciato dei segni allucinanti però cioè quei segni lì a, a freddo nel senso un, un istante dopo il giorno dopo stai malino eh? il, giorno, il giorno dopo fa, fa malino quel segno lì eh Merda, <ride> brutta gang. Cioè, porca troia. fatto male, eh? Un altro, un altro. E basta. Ah, guarda, raga, ma loro ridono. <ride> porca. <ride> oh, malissimo. <ride> Bene, ma adesso è l'ora di Sasha. Mm -hmm. Più forte, eh? Più forte. Sì. Sei pronto? Questo è svizzero, questo dalla Svizzera. Cioè, nasci in Svizzera e devi andare a farti a prendere bastonata in Cina. Io capivo se veniva da Scampia. Ma dalla Svizzera, Dio. Vai. Ok. Oh, mamma. Ma cosa sei? Raga, io comunque voglio dire, non so qui, Twitch, io mi dissocio, eh, sono per la non violenza, lo dico, lo dico sul serio. Tra l'altro, no, se sì, lo vedete lo schermo, sì, sì. Dio di un G. Com'è stato? È andato bene, guarda il segno. Cosa pensi mentre, come ti concentri? Ehm... Um... No, 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 passata, passata, passata la voglia. Sì, 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 Thomas, sì. Forse dico una canzata, ma sembra una Sigma Academy con la falsa autorevolezza di qualche millennio di storia. Sì, sì, è quello che diceva anche prima Federico e altri. Cerco di restare più che posso nel momento. Quindi non penso a nient'altro. Concentro tutta l'energia del mio corpo in questo punto. Eh, però però questa energia me la devi far vedere Io faccio, faccio <ride> Avanzo di pozzano <ride> Com'è? 2000 sub raggiunte Devo andare tristemente in Cina A farmi riempire di pozzata <ride> Per un tozzo di pane <ride> Spaperatore, sì, 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 sì. e cerco di unire quello al restare nel momento presente. Questa è la placca d'azione. Comunque, su questa cosa è il momento presente io per primo la trovo anche interessante. Metafora interessante, però, col fatto che la nostra mente è fatta di ricordi passati che producono ipotesi sul futuro, cioè non prendiamola troppo alla lettera. Stare nel momento presente perché de facto non ci stai mai nel momento presente. Quindi sì, come idea del non divagare troppo, eh, della concentrazione, focus, eh, anche un osservarsi da fuori si fa per dire. Allora, sono tutte cose molto belle, interessanti, adoro la cultura orientale. Però c'è cioè, un momento presente come grano salis, eh, perché a un certo punto... L'acciaio, la placca d'acciaio serve per praticare la funzione della testa di ferro. Dobbiamo portare il nostro C dal Dan Tian attraverso la mente per arrivare qui e poi possiamo iniziare la pratica solo a quel punto puoi romperlo ora, adesso al di là di tutto queste placche d'azzaio dello sgumendo sono palesemente molto sottili io non lo farei mai e cioè per carità deve avere la testa di, 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 di stotizie però comunque bisogna allenarsi, allenarsi molto ma poi vi metto nei panni del produttore delle placche d'azzaio dello sgomento. Cioè io produco la placca d'azzaio dello sgomento perché tu te la, me la spacchi. Riuscirai a romperlo. <ride> ma ma ne romperà due insieme. No, ora vediamo uno o due, ma sì, sulla testa. Basta che la paghi, giustamente. <ride> Però io voglio vedere che lo faccia un altro tizio, perché questo è troppo bravo, fa benissimo al cervello, assolutamente, assolutamente. Proprio come, come le pallonate e, e come il football americano. Oh. Non mi aspettavo. È che mi posso dire che mi sembra una cosa che se fai così la spezzi. Non, non, non mi sembra una, una ma vediamo, vediamo se lui ci fa proprio vedere il contrario. Che lo rompesse, eh? cioè, pensavo che lo piegasse, l'ha rotto. Ma mi pigliano in mano e fammi vedere se è una, una placca d'azzaio dello sgumento oppure no. Grandi aspettative da questa avventura, ma devo dire che sta andando molto meglio del previsto. Soprattutto perché grazie a Sasha. <ride> le botte le pigliano Stiamo avendo accesso a dei luoghi segreti, dei luoghi abbandonati. Questo tempio è abbandonato da, da decenni, però loro hanno le chiavi. Siamo riusciti a entrare, ci stiamo allenando qui. Sasha si sta allenando qui. Dopo un po' di sbarre, ammi il partito comunista. <ride> Eh, però ci siamo fermati un attimo perché, come sempre, vi devo ricordare una cosa importantissima. Scegliete con molta attenzione la tua stringi. È arrivato il capitalismo, eh. È arrivato il capitalismo, ragazzi. Questa è una sorta di Tai Chi, Quando facevo sparring si venivano sul serio, Usavo tubi di piombo, usavano tubi di piombo per allenarsi, gente per correggerti ti faceva male davvero a pedate, magari rovinandoti le articolazioni. Quando veniva qualche maestrone giapponese come ospite per insegnargli magari era fortissimo, ma i deliri moltiplicavano. Che peso. Questi qua invece, dice Only Mad Gamers, sono probabilmente pezzi di acciaio ghisa ad alta percentuale di carbonio che lo rendono molto fragile. Sì, sì, spaperatore, assolutamente sì. Eh? Beh, intanto ti ho letto, sì, sì, sì. <coughs> intanto poi la chat rimane sempre a schermo, quindi chiunque se la può recuperare. Ma questo per i capillari, ma perché? Questo perché? Ma qui non è per... non è... Una, una, la finalità non è competitiva. Oh, Ti ha fatto male? Qui. Ah, tutto bene, non fa troppo male. Ti ci eh? sei abituato. <textbook> sì, più lo fai, più è facile, quindi. È proprio un piacere vederti allenare perché Beh, si vede che hai un fuoco speciale dentro. Eh, sì, dentro. Ma sono molto curioso di capire perché hai scelto il Kung Fu nella tua vita. Perché mm. dovevi praticare mm. proprio il Kung Fu? E poi tu che venivi dalla Svizzera. Non è che tutti in Svizzera stiano bene. Per me tutto è iniziato nel 2005. La prima volta che sono arrivato... Ma nel 2005 avevi tre anni. ...in Cina con i miei genitori siamo arrivati a Shanghai e mentre camminavamo per strada... Mia madre ha visto una scuola di Kung Fu e mi ha detto Oh, vuoi allenarti lì? e le ho risposto ok, perché no? Così la prima settimana sono andato lì, ho aperto la porta della scuola e per la prima volta ho sentito questo Ah! Sentivo che qualcosa stava succedendo dentro di me, così sono corso su, più veloce che potevo. E ho visto tutti questi ragazzi che si allenavano e vidi qualcosa nei loro occhi che volevo davvero. Ho visto qualcosa che non potevo descrivere, ma sapevo che questo è quello che volevo fare e questo è quello che volevo ottenere. E da quel giorno non è mai uscito dalla mia mente. Ho deciso di finire la scuola e poi dedicare la mia vita a questo. Quello che voglio raggiungere con il Kung Fu è. Vedo come aiuta me. E penso che possa aiutare anche molte altre persone. E questo è il mio obiettivo: voglio diffondere il Kung Fu per quanto posso, così la gente può trarne beneficio. E in questo nuovo mondo per te, lontanissimo da casa, com'è cambiata la tua felicità? La felicità per me è qualcosa. Quando mi sveglio ogni mattina, la sensazione che ho di felicità la descriverei così. È che ho un destino nella vita e. Ci sono molte strade che puoi prendere, ma il modo che mi dice il mio intuito è prendere una strada e mentre vado per questa strada devo andare passo dopo passo più vicino a questo destino. Questo mi fa sentire molto felice. Mentre percorro questa strada cerco di... Deve essere anche figo sentirsi così, eh? Cioè, non, non voglio mica, mica dire. È sempre un fascino, non in queste, in queste forti fedi no, in questa forte convinzione c'è sempre qualcosa di invidiabile ma purtroppo per quelli fatti come me c'è sempre no, il, il, il senso del ridicolo dello di Jacopo Belbo della situazione il vai avanti tu che me scappa da ridere eh, non lo so eh, vi confesso ma ve l'ho già detto tante volte che c'è una parte di me che invidia questo modo di vedere la vita indipendentemente che lo incarni lui o un'altra persona con cose completamente diverse perché lo, lo vedi anche come una sorta di silenziare no, tutto tutto il caos e avere un, un unicum, una, una, una strada, qualcosa. Il, il problema è che non puoi. a un certo punto è troppo tardi per essere dogmatico e non potrai più esserlo. Almeno io parlo per me, però per me è così. Come si fa? Non, non puoi fare un percorso come quello senza essere totalmente cieco al principio di autorità perché tutto questo si basa su un principio di autorità che non è soltanto quello del maestro ma è veramente addestrare il tuo cervello a non fare domande ma il cervello è fatto per fare domande un cervello vivo e vigile è un cervello che fa domande, è un cervello che ride ma ride non, non, non solo nel senso zen ma nel, nel senso anche eh, che, che distrugge con la risata no? Come si fa? In questo, comunque, c'è tantissima, tantissima cultura orientale che si presta a quello che sto dicendo, dal, in particolare il taoismo, l'elasticità mentale, il, la risata e non prendere le cose sul serio. Infatti, se devo dire, nella cultura cinese c'è ad esempio il testo che credo di aver messo nel USA Shop, non mi ricordo, che è il, il Chuang Tzu, che è la figata atomica. Eh, Parla proprio della mentalità taoista, nella quale se devo scegliere no, delle fonti cinesi, perché poi ovviamente ogni cultura ha tutto, perché c'è tutto il contrario di tutto, sia nella storia del pensiero cinese, che in quello indiano, che in quello europeo, ovviamente. Però se dovessi dire. No? Però questa, questa durezza, no? questo. Veramente la, la testa come la punta di una matita. Non so come, ma lo dico con invidia, cioè sei proprio, sì. Sì, ma insomma, e dici il Chuan Tzu nella versione Feltrinelli mi pare, mi pare di sì. Nell'intro poi qualche stronzata si trova sempre, Perché lo fa il curatore, non è che lo facessero loro all'epoca. Sì, 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 me la ricordo anch'io sta cagata. <coughs> sì, beh, l'intro alcune cose le spiega bene, altre sono un po' così. Comunque, se sì, andiamo avanti, sentiamo il nostro, il nostro amico. Il più possibile me stesso. E cerco di farlo con tutte le persone. Ad esempio, scusate se apro un'altra parentesi, quello che dicevate prima, qualcuno di voi lo diceva, comunque il fascino delle arti marziali. Il discorso di Mishima, il kendo che mi ha guarito dal morbo della letteratura. Lo trovo estremamente affascinante. C'è anche la ripetizione, magari non proprio prendersi a bastonate, ma l'esercitarsi in modo ripetitivo, la disciplina c'è qualche cosa dentro a tutto questo e come ci mancherebbe altro ho molto rispetto per queste cose se si riesce a farlo senza raccontarsi favole ma semplicemente perché ha una funzione sul, sul proprio benessere anche sulla propria mente sul, lo, trovo, lo trovo molto bello il problema è sempre il carico che ci vuoi mettere sopra di cui hai bisogno no? per farlo Paradossalmente, trovo che sia più disciplinato un disciplinato senza metafisica che un disciplinato con la metafisica dentro. Eh, eh lo so. Più di Paia è un grande amante di Mishima. No, no, ma il libro di Mishima, Sole e Acciaio, ragazzi, è un grande libro. A mia memoria, in Mishima non c'è metafisica se non. se non niente. Se non niente. Eh. Se non il, il, il nazionalismo. <ride> Piccole metafisiche portanti. che mi circondano per, per amarci a vicenda. Quindi è una strada piena d'amore. queste cose non si collegano neanche fra di loro. Una di destino. E. Una strada con un sacco di impegno. Quando sento che sto attraversando questa strada e sento che quello che sto facendo è giusto, questo mi dà una grande, grande sensazione di felicità. È davvero molto bello quello che hai appena condiviso con me. E l'ho sentito perché penso che non ci sia nessun altro miglior sentimento che sapere di star seguendo il proprio destino. E attraverso il percorso. Ah, si giustifica tutto, ma poi può anche, può anche essere una strada. Adesso non so come si inserisca, si diceva dell'esercito. No? Può anche essere una strada che porta al buon soldato, e il buon soldato lo si può vedere in due modi diversi. Può vedere il buon soldato come persona estremamente disciplinata. No? Eh, eh, performante che sceglie la causa del, del paese, che, no? eccetera. Oppure puoi vedere il buon soldato come una persona estremamente obbediente. Come una persona che non pensa ma obbedisce, ma agisce. Eh, la, la cieca obbedienza, no? Eh, quindi. E eh, non l'ho ancora visto Wellex. Porca miseria, so di doverlo vedere purtroppo. Tu lo stai condividendo con tutte le persone che ami. E penso che questo fa parte della felicità, la vera felicità. Quindi sono felice che i nostri cammini si siano incrociati perché credo che in fondo abbiamo la stessa missione. Ne sono molto felice. Qua siamo proprio frasi fatte nel, nel nulla. Grazie, amico. <ride> Grazie. Grazie di cuore. Grazie. Ma la missione ultima di un artista marziale è coltivare il ci, l'energia vitale che per. Vezza, io ho capito l'energia vitale, però se energia vitale è una gag, per carità, massimo rispetto per la storia, altri tempi, ma. io boh. Va dell'universo e. No, di Mishima ho letto diversi romanzi e ho letto anche le lezioni per i giovani samurai. Corre attraverso ogni essere vivente. Attraverso la meditazione e il Qigong, i praticanti sviluppano una consapevolezza profonda del proprio corpo e delle sue sensazioni. Oh. Bene, adesso alleniamo lo Shaolin Qigong. Ti insegno una pratica fondamentale, si chiama meditazione eretta. Si tratta di allenare il nostro C e la nostra mente. Li dobbiamo allenare per essere come l'acqua. Per prima cosa piega un po' le gambe, ok? Così, poco, ok. Le mani come se stessero tenendo una palla. Il Grazie, Sabuz. Bene. Cioè, tutto questo è bellissimo: cioè, pensare di avere una quotidianità di disciplina dell'attività fisica, no? Meditazione in mezzo alla natura. Ehm, una vita lontana dal, dal caos, lontana dal rumore, inteso proprio come no? segnale versus rumore. È meraviglioso. Cioè, uno vede le robe così e dice: Ma, cazzo, ma io vorrei vivere così, no? Idealmente. C'è anche il discorso. Che non di sola, di sola purezza si vive. Eh, è, è molto molto affascinante. Il problema è che cap capisci che per molte persone, immagino non necessariamente per tutte, però per molte persone la, la stabilità in questa disciplina, eventualmente, è, eh, necessita di un carico magico, di pensiero magico. Che è un po' un peccato perché non si adatta più all'epoca all contemporanea. Uno dice: eh, Ma è proprio una fuga dall'epoca contemporanea. Eh sì, non è che l'epoca contemporanea è tutta monnezza, cioè due cosine te la insegnate. Quindi. Um, non lo so, più, più queste cose si, si, si privano dell'aspetto magico, più possono essere interessanti. Al di là del fatto che siano dei piccoli placebo che fanno stare marginalmente meglio, senza volerci vedere chissà che cosa, eh, lo, trovo, lo trovo molto bello. In generale, la cultura orientale, il pensiero orientale, i mille pensieri, le mille culture orientali, hanno degli aspetti di, di saggezza, no? rispetto alla vanità delle illusioni, dell'ottenimento, dei soliti discorsi. Però quando vedo che per quella saggezza il prezzo sono altre illusioni, ma a Laura, Vetz, che baza hai fatto? Quindi eh, ognuno deve fare il suo percorso. <sussurra> Solo quei piccoli moscerini sono una grandissima difficoltà. Grazie Giovine, eh? non ti avevo visto. No, non ancora qui. Ok, muovi. Ispira. Premi con i palmi verso il basso. Ok, grazie. Uno dei pilastri più importanti dello Shaolin Kung Fu è non bramare, non aggrapparsi ai desideri o alle cose belle della vita, ma anche non respingere e allontanare le cose brutte della vita. Potresti spiegarmelo? È una mente quanime, beh qui, è budd buddismo e non solo. Il vero obiettivo dell'essere umano è raggiungere un equilibrio mentale, in grado di accettare qualsiasi cosa arrivi e che se ne andrà. Quindi non bisogna essere troppo coinvolti in quello che hai ottenuto o perso. Alcune persone vogliono molto, ma non hanno nulla. Alcune persone non vogliono molto, ma hanno tanto, poiché sono in equilibrio. Quindi lentamente, 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 uh, col tempo comprenderai. Quello che vuole venire verrà. Quello che deve venire arriverà. E quello che non dovrà rimanere andrà via. Shifu, cosa pensi? Sia la felicità. Sai, ho compreso che l'uomo deve dedicare la sua vita a un solo obiettivo: deve dedicare ogni giorno a quello, ogni singolo giorno a farlo bene. C'è un vecchio detto in Cina che dice: meno è meglio. Less is more. Non hai bisogno di molto. Basta molto poco, ma farlo molto bene. Qualsiasi cosa tu scelga. Mi viene in mente un film che vidi. Adesso lo voglio. Un film che vedi al cinema da, da piccolo. Che si chiamava? Chissà se qualcuno di voi lo conosce. Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche con Billy Crystal, 91. Eh, infatti, lo sapevo che era del 91. Um, un film del 91. Non so se qualcuno di voi l'ha visto, ma probabilmente l'ho anche già citato in live. E... Se, lo, se ve lo ricordate la, la, quella se qualcuno l'ha vista la singola cosa se ne parlava. è film comico, è un film divertente però mi ricordo che mi piacque tantissimo da piccolo sto film eh, eh, diceva più o meno quella cosa lì eh. <ride> Billy Crystal mi faceva morire dal ridere chi era il doppiatore di Billy Crystal? Tonino Accolla, che infatti è, è fenomenale. Eh, sì, 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 sì. sì, sì. È figo, sto film. Cioè è un film per ridere, però. Veramente un film a cui sono affezionato. Non lo vedo da tantissimi anni, ma è come se l'avessi visto ieri. Pazzesco. La vita, l'amore, le vacche. <ride> E ripeto, queste cose sono affascinanti per noi, se, almeno per me. Perché, perché devo dire per noi? Per me, perché eh, sono l'anti-eclettismo. E poi in epoca social, ovviamente, di costante aggiornamenti, notifiche, ed essere sempre con EZ, ti danno un'idea di, di silenzio, di riuscire. Tu sai che stai vivendo in, in, una, in un sovrappiù di stimoli assolutamente velenosi, non puoi più sottrarti perché oramai sono le condizioni del nostro comunicare, del nostro socializzare. Ma in cuor tuo pensi che esista un, una fine di tutto questo delirio, e, e queste, alcune di queste cose qui te lo possono. A far intravedere coltiva un cuore forte perché solo con un cuore forte le difficoltà non ti abbatteranno non saranno più rilevanti per te e come puoi rafforzare il cuore Non l'ondo sai che io ti troverò Ovunque tu sarai, ti triggerò e stringerò il controller fra le mani, mentre cercherò il tuo hitbox che splendido nell'ombra apparirà, l'impatto come adesso non lo so stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia crema, arriverà, va, 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 non umano. Prima tu schivavi ti prenderei di puro culo, sai. Non è male, non è male. È fatto come adesso non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia claimor, arriverà. Ho capito dopo non è male eh? non è male non è male devo dire manca sempre qualcosa però niente male davvero grazie mille non mi ricordo bru 26 non mi ricordo chi me l'ha chi me l'ha linkata però bellina questa versione jazzata, un po' da crooner. Eh? <coughs> Vediamo, finiamo il nostro, il nostro amico Shaolin. Secondo me, praticando intensamente il Kung Fu Shaolin, io lo pratico proprio per rendere il mio cuore forte. Ho scritto jazz, big band e fatto tutto lui. Immaginavo, immaginavo. Se ti è piaciuto il Kung Fu Shaolin, rimani a praticarlo. E <ride> questo deve testimoniare di tutti i posti del mondo. Vetz. Sono certo che te ne innamorerai. Fino ad oggi, per me, il Kung Fu è sempre stato sinonimo di arti marziali. Un mondo di movimenti agili e potenti, dove corpo e mente si fondono in un'armonia perfetta. Ma dopo, puffetor. Questa esperienza è Vero, Beissiano, verissimo, verissimo. Siamo già iperesigenti. Ho capito che il suo significato va ben oltre il combattimento. Il Kung Fu è la ricerca dell'eccellenza attraverso la pratica incessante, la comprensione che ogni sfida è un'opportunità di crescita e la consapevolezza che la vera forza nasce dall'armonia tra mente, corpo e spirito. Questa è la mentalità del guerriero, l'atteggiamento di non arrendersi mai di fronte alle sfide e di superare sempre i propri limiti queste frasi fatte così a caso e che sono buone per tutte le stagioni non sono neanche necessariamente collegate a quello che avevo visto è un'arte che insegna eh sì sì sono d'accordo avevate ragione quando mi dicevate che alla fine sto video non... eh, è stato comunque rimane comunque interessante perché è comunque un tizio che ti fa vedere dei posti che non avresti visto e... filtri ma qualcosa effettivamente hai visto di, di interessante di nuovo no? ma non solo a combattere ma anche a vivere con integrità e determinazione e proprio lo scifo e Sasha mi hanno insegnato che la dedizione e la ricerca dell'eccellenza possono trasformare vite. Svelando che la forza più grande risiede già dentro di noi pronta ad emergere per realizzare il nostro vero potenziale sugli uomini pesce. Va bene, va bene, va bene, qua possiamo chiudere che tanto li salva, perfetto, guys, ok. Siamo ancora, grazie Pier 3 eh? grazie mille del supporto ragazzi tra l'altro. Siamo ancora in programmazione estiva, quindi salvo extra, ci vediamo giovedì prossimo, eh, oggi è giovedì. Ci vediamo giovedì prossimo alle 18. Poi da metà settembre. Allora, ci sarà Elden Ring. Me ne hanno parlato molto male. Io ad oggi ho solo Volpeon che me ne ha parlato bene. Cioè, in chat... Volpeon, non so se sia connesso adesso, ma era stato davvero entusiasta e mi ha detto cose belle, tipo che essendo più compresso riprende un po' la struttura soulsiana, eccetera, eccetera. Anche pelati. Ok. Ma io ho sentito dire delle cose molto, molto, molto negative su questo DLC. Ok, pro e contro molti, molto estremi. Cioè, io ho sentito dire questo. Ok, beh, vedo, vedo, vedo che c'è della positività. Beh, mi hanno detto che Raiden, che, come sappiamo, ci è arrivato uber over livellato. Per far fuori l'ultimo boss, ha dovuto fare un mega respect assurdo. Farsi tutto un, un setting preciso per l'ultimo boss e, e l'ha dovuto comunque cisare. Raga, siamo a questi livelli qua. L'ultimo boss è la merda. Ok, siamo a, que siamo a questo. Lo pacciano, il resto vale, lo pacciano, solo sull'ultimo boss. Ma lo pacciano, ci sono voci di corridoio che dicono che lo pacciano. Non è, è trapelato nulla. Ah, poi mi ha detto che, so si mm. che si usano molti consumabili. È vero che bisogna usare i consumabili, se no non si vanno... Oh, mai usato uno. Bella, pelati. Bella, lì. Questo mi fa molto piacere. Ok, ok, ok. ok, okay. Ragazzi, io sarò aggrappato alla chat per cisare il Dio e fare... Dovrà essere... Dovrà essere sì, Dovrà essere da vergognarsi. Mi dovrò vergognare persino io. Alberto Nauro non so cosa fare. Mi hanno tutti detto che non serve più un cazzo. Devo credere in me stesso esattamente. berda raga. Io, raga, lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare. E lo dobbiamo finire. No, si parlava volpe di pareri positivi e negativi. Mi ricordavo il tuo parere positivo, ma devo dire che ne sono arrivati molti altri sul DLC. La lacrima ha quasi ucciso ogni boss al primo tentativo. Ecco, questa è la musica. Pelati. Questa è la musica. Ah. Questo, questo è il, è il sapore, l'odore di casa. Ah, ok, ok. Ok bene. bene, bene. Questo ha suonato molto bene. Questo ha suonato molto bene. Bene, bene, bene. Ragazzi, comunque, da metà settembre adesso delle date io non ho ancora un calendario. Da metà settembre lo porto. Eh. Vi voglio cazzuti, vi voglio presenti. Dobbiamo farci un sacco di gags. Lo affronteremo con lo spirito delle gags e saremo ultra esplorativi. Comunque, al di là di tutti gli scherzi, ovviamente, già che lo pago, lo voglio esplorare bene. Cisando. Cercando tutti gli equipaggiamenti più sgravi. Usando Alberto Nauro in tutti i modi possibili, ricoprendosi di ignominia, seguendo la via del capezzolo. Ce la faremo. E sull'ultimo boss, ma si possono evocare gli altri player? Posso evocarvi. Cioè, io tecnicamente potrò evocarvi all'ultimo boss. E allora, raga. E allora, raga, se 2 più 2 fa 4, se tanto mi dà tanto, arriveremo all'ultimo boss. Io sarò talmente stremato e disperato che vi evocherò. Già lo so, già lo so, e quello sarà il grande finale. Già lo so, bene, bene, me la sono, me la sono costruita mentalmente come piace a me. Perfetto, perfetto. Bene, 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 bene. Quindi preparate i PG. Già da adesso, preparate i PG e siate uber livellati, eh. <ride> esatto, un momento mi dir magari se posso fare il cameraman e, um, mi dispiace pelati accidenti e che cosa vi volevo dire Bene, e poi dopo quello vorrei fare anche quello là super eh, eccelso che diceva Celios eh, cazzi e mazzi Hong Kong denuncia sociale Evangelion um, non mi ricordo quello che univa Evangelion e tutte le cose più belle e care che abbiamo nella vita tutto in uno e entrava c'entrava Hong Kong ho solo guancioloni nel, nell'elenco de, dei preferiti. Uh, 2000-3000 qualcosa, qualcosa per 1000. Sì, sì, 1000 per resist esatto, esatto, esatto. Daremo assolutamente una chance, a 1000 per resist P Poi vediamo. Eh? Non voglio fare. Eh? però, queste cose le faremo. però, tenendo vivi anche i talk, naturalmente. E. E nulla, poi, vabbè, comunque con Wesa Channel stiamo, eh, stiamo facendo il nostro. Quindi sono contento. Molte persone, questa cosa mi ha fatto molto piacere. E molte persone hanno apprezzato la presenza del buon Antonio in live l'ultima. volta. Eh, a me ha fatto molto piacere. e Spero che lo avremo anche in futuro, perché, insomma, lui è, è, un, è un Regaz in gamba. E quindi bella anche per il buon Antonio Gallizzo. Seguitelo. Ehm, Va bene, va bene ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per aver, per aver seguito fino a qui. Lo faremo, Volpion, lo faremo, pesissimo, lo faremo. E tra l'altro con Antonio mi piacerebbe un giorno fare anche una chiacchierata in live parlando di Oriente e di Giappone, visto che lui è un altro appassionato. E in ogni caso qui per Wesa Twitch, giovedì prossimo alle ore 18. Vi ringrazio molto, sicuramente...